Carissimi amici, salve a tutti. Oggi vi faccio vedere un video interessantissimo per due motivi fondamentali. Il primo è che potremo vedere un'isola distante che dovrebbe essere completamente nascosta dalla curvatura terrestre e quindi non dovrebbe essere visibile. E il secondo, forse ancora più interessante, è che osservando attentamente la rotazione delle pale eoliche, vedremo come lavori realmente la rifrazione nell'atmosfera. Quindi, siamo a Blackpool e stiamo osservando l'isola di Man, come vedete dalla grafica. Adesso vediamo qual è, l'elevazione più alta dell'isola, che è 621 metri sul livello del mare. Quindi inseriamo i dati nel calcolatore di curvatura. Ecco qui, da 2 metri, altezza osservatore, il target dista 96,4 km, quindi abbiamo 654 metri di curvatura terrestre. Quindi, in buona sostanza, la montagna più alta dell'isola dovrebbe essere nascosta di 33 metri. E questo è quello che ci dice il calcolatore, quello che ci dicono i calcoli. Adesso, non vi anticipo niente. Vabbè, osservate chiaramente quando zoomerà un attimino il profilo costiero, quindi non vediamo solo il picco più alto, anche se forse, ma vediamo anche le coste più basse, vediamo porzioni che dovrebbero essere totalmente nascoste dalla curvatura, ma soffermatevi con attenzione sulle pale eoliche e sulle punte delle pale in particolare e guardate un pochettino come lavora realmente la rifrazione. Non vi anticipo niente e vi lascio al video. Un saluto a tutti e alla prossima.